Siamo a Brindisi, sull'ultimo tratto di quella strada, l'Appia Antica, che oggi termina con due colonne e che per secoli ha tracciato l'itinerario di popolazioni provenienti da Roma verso il porto di questa città, per poi intraprendere una lunga navigazione verso Oriente. Oggi vogliamo parlarvi di una nuova navigazione che cavalca le onde del digitale, la navigazione in rete, online. Sarà questo l'ambiente all'interno del quale ci muoveremo, con il protagonista di questa puntata che ci spiegherà come è possibile per un giovane muoversi all'interno del digitale e quindi navigare in rete. Andiamo a conoscere il protagonista di oggi. Come ti chiami? Danilo. Di dove sei? Di Brindisi. Di cosa ti occupi? Sono un web project manager. Il tuo motto? Luce nel web. Allora, Danilo, parliamo di giovani, di internet, di rete. Io direi di parlarne in termini di opportunità per le nuove generazioni. E allora volevo chiederti quale profilo, quale forma può assumere un giovane dal momento in cui decide di digitalizzare il suo profilo, di rendersi presente in rete? Ci sono tante opportunità che oggi ha un giovane per essere presente in rete, per presentarsi in rete, sia come profilo personale che come profilo professionale. Per esempio abbiamo Facebook e Instagram, che sono un po' i social network che tanto vanno di moda adesso, dove un giovane può raccontare, condividere
inserire magari un elemento della sua vita, qualcosa, una passione che magari condivide anche con altre persone, per poi passare ad un profilo professionale che può avere su LinkedIn. LinkedIn è un social network proprio in ambito professionale, dove il giovane può creare un suo profilo professionale, può presentarsi alle aziende e può inserire tutto ciò che è sua competenza. E pensiamo anche a YouTube. YouTube è a tutti gli effetti un social network dove un giovane che vuole magari metterci la faccia e gli piace anche raccontare e condividere con gli altri le sue esperienze, può diventare uno youtuber. E infine ha anche una pagina personale su internet, quindi un sito web, un portfolio in cui raccontare anche quali sono le sue competenze, perché no? Quindi il web come spazio dove presentarsi, assumere un profilo digitalizzato, ma è possibile anche un web dove si può apprendere, quindi inteso come eventuale agenzia educativa, dove acquisire conoscenze, professionalità per poi immaginare una collocazione del giovane all'interno del mondo del lavoro? Sì, ci sono infatti tante realtà online che possono offrire una formazione anche di alta qualità. Ci sono piattaforme dove è possibile accedere a dei corsi altamente professionalizzanti anche ad un costo molto basso e sono corsi di docenti anche rinomati in italiano, in inglese, in qualsiasi lingua. Ci sono anche delle associazioni di webmaster cattolici che offrono anche dei percorsi altamente formativi per un target più settorializzato come quello cattolico. E ci sono anche tanti portali online che offrono risorse, guide, tutorial, dove un giovane può veramente imparare tante cose nella concretezza, quindi non solo teoria, anche qualcosa di concreto, una competenza concreta. L'importante, credo, però, sia la capacità che il giovane deve avere di scegliere sul web quali sono le fonti più accreditate e dal quale poter attingere le sue competenze, perché altrimenti si rischia di attingere formazione e competenze dalle fonti sbagliate. Quindi, dopo aver acquisito competenze, formazione tramite la rete, com'è possibile, se è possibile, trasformare tutto ciò in un lavoro? E secondo me il web è anche il posto più bello per inventarsi anche un lavoro. Ti faccio l'esempio, del grande fenomeno degli YouTuber o dei blogger, che da un semplice scrivere un articolo o un semplice racconto fatto magari in diretta o registrato su YouTube, molti giovani ne hanno fatto una professione. E il fenomeno proprio degli YouTuber ne è una dimostrazione. Ci sono YouTuber che fanno milioni di visualizzazioni che vengono anche remunerati dal sistema Google, per intenderci. Ma non soltanto questo. Dalla mia esperienza personale, acquisendo anche competenze nell'ambito dello sviluppo per il web, nel web design, il passaggio anche a diventare un professionista del web non è lontano. Immaginiamo il percorso di un freelance che poi si struttura diventando un'agenzia di comunicazione o di marketing. È chiaro però che sul web c'è una continua evoluzione, per cui è essenziale continuare ad aggiornare le competenze, altrimenti si rimane naturalmente indietro, per cui lavorare sul web implica anche una grande e continua formazione su ciò che cambia. E quindi un'ultima domanda, un inciso, un focus sul fenomeno degli YouTuber. Com'è possibile che diventino così virali? L'importante è che chi ci mette la faccia, quindi lo youtuber, riesca ad essere anche così carismatico da diventare anche un influencer. Quindi io parlo ad una platea di persone che mi seguono e magari fanno in un certo qual modo quello che io ho consigliato o quello che io ho indicato o anche semplicemente un suggerimento su un come fare a, un cosa fare per. In questa stanza noi accogliamo per la prima volta il cliente.
con lui discutiamo delle sue idee, cerchiamo di capire qual è il suo progetto e formuliamo una proposta da condividere con lui per poi partire con la nostra collaborazione. Sempre in questa stanza abbiamo anche Antonella, mia moglie, che si occupa del rapporto con il cliente, della contabilità, fatturazione, preventivi e assistenze. Questa qui è la nostra sala riunioni. In questa stanza e intorno a questo tavolo discutiamo con il cliente dell'avanzamento del lavoro e analizziamo quali saranno i prossimi step. Questa invece è la sala operativa, dove con i colleghi ci occupiamo di sviluppo applicativi per il web, di visual strategy, di web design e di digital strategy. Ben ritrovati, la seconda parte del nostro programma prevede un tutorial, uno spazio dove il protagonista della giornata, in questo caso Danilo, che avete conosciuto durante l'intervista, ci spiegherà come realizzare un sito web in piccoli passi. Allora, in questo tutorial noi cercheremo in pochissimi e semplici passi, cercheremo di capire come poter realizzare un sito web che può essere un blog personale e utilizzarlo e conoscere anche come utilizzarlo. Impareremo anche a vedere come funziona un CMS. Partiamo dalla prima cosa che si fa ed è la scelta del nome di dominio, praticamente il www. quellochevuoi.it. Quel nome di dominio va acquistato, va registrato presso alcuni provider, come può essere per esempio Serverplan, come può essere anche Aruba, ma ce ne sono tantissimi, c'è solo l'imbarazzo della scelta e valutare i costi, quindi capire quanto costa un provider rispetto ad un altro, perché nella scelta del dominio va anche poi inserita anche, anche inserito anche un hosting con i servizi web, che può essere anche quello della posta elettronica. L'hosting è lo spazio di un server dove noi andremo ad installare il nostro sito web. Quindi scelto il nome di dominio, registrato il dominio e acquistato il servizio di hosting e posta elettronica, noi avremo un pannello di controllo tipo questo che vi sto facendo vedere. Quindi noi supponiamo di aver già acquistato il nostro dominio e aver attivato il nostro hosting presso un provider. Andiamo quindi in questa icona e andiamo a scegliere WordPress come CMS da installare. Scegliendo WordPress si aprirà la schermata, insomma, in cui descrive che cos'è il CMS, anche se è il CMS più famoso al mondo, il più utilizzato al mondo, e clicchiamo sul bottone Installa questa applicazione. Questo mi porterà in una maschera di installazione in cui mi farà scegliere il percorso in cui installare il nostro blog. Io vado a prendermi il mio, quello che ho scelto per fare questa installazione di prova, e scendo configurando quelle pochissime informazioni che mi chiede. In realtà potrei anche lasciare tutto così com'è, perché in automatico mi imposta già delle credenziali di base. Queste chiaramente segniamocele, perché poi saranno quelle da memorizzare per accedere poi al pannello di amministrazione di WordPress. Possiamo lasciare tutto così com'è e cliccare su Installa. Questo avvierà una procedura di installazione automatica in cui l'utente non dovrà fare null'altro che attendere il processo di installazione di WordPress. Alla fine di questo processo di installazione, noi avremo già il nostro CMS pronto all'utilizzo, per cui attendiamo la creazione delle tabelle e il caricamento dei file sul server fino ad arrivare poi al 100%. Ecco qui, il WordPress è installato, per cui se ora apro questi link mi dà già la mia installazione di WordPress pronta con il tema predefinito di WordPress. L'altro link, questo che ha l'aggiunta della pagina wp-admin, mi aprirà direttamente la dashboard per la gestione dei contenuti di WordPress. Andiamo velocemente a scegliere il tema grafico, che sarà la nostra veste, cioè quello che decideremo di utilizzare come grafica
del sito web. Qui possiamo scegliere tra numerosissimi temi gratuiti che la stessa community di WordPress mette a disposizione, per cui dovremmo soltanto andare a vedere quelli che ci piacciono di più, supponiamo di scegliere questo e installarlo. Attendiamo che l'installazione vada a termine. Qui in questo momento vengono caricati i file sul server necessari per l'attivazione del tema. Ora finito, ci basta cliccare su attiva e adesso se torniamo sulla nostra home page e aggiorniamo, vedremo il nostro tema già installato con dei contenuti anche di prova che il tema ha caricato già all'interno. Perché in questo modo è possibile in maniera più semplice far vedere come gestire i contenuti già esistenti. Torniamo al nostro pannello di amministrazione e cominciamo a vedere quali sono le funzionalità di base che servono per gestire i contenuti del nostro sito web. Una cosa importante da sottolineare è che la scelta delle voci di menu, queste qui, sono poi fondamentali per un sito ben fatto. Questa pagina di About, questa qui, già impaginata perché il tema prevede già tutte le possibili combinazioni di layout, altro non è che la pagina presente in tutte le pagine dal titolo About, che se noi andiamo a modificare, possiamo modificare tutti i contenuti presenti nella pagina. Questo testo, altro non è che quello che compare nella pagina descrittiva. Qui cambiando questo testo, cambiando anche il titolo, per esempio in Chi siamo, e cliccando su Aggiorna, andremo a modificare anche il titolo della pagina qui. Per creare una nuova pagina, basta cliccare sul bottone Aggiungi pagina e chiamarla per esempio Servizi, oppure la chiamiamo per esempio Portfolio, per far vedere magari i nostri lavori, i lavori fatti. E stiamo attenti alla data di pubblicazione. Qui è opportuno che ci sia il pubblica subito. O potremmo anche posticipare la pubblicazione inserendo una data nel futuro. In automatico questa pagina verrà poi resa visibile quando arriverà la data, indicata. In questo momento possiamo quindi pubblicarla così com'è e andare a collegare questa pagina nel nostro menu. Ce l'abbiamo qui. Tra le pagine, l'aggiungiamo al menu, la posizioniamo dove vogliamo e salviamo il menu. In questa operazione, se adesso andiamo ad aggiornare, avremo la nostra pagina di menu associata, la nostra voce di menu associato al nostro menu principale. Ora, essendo un blog personale, non può mancare la parte degli articoli. WordPress in automatico crea una categoria. Che è questa, possiamo anche fare modifica rapida per modificarla velocemente. La chiamiamo blog, aggiorniamo la categoria e andiamo ad associare questa voce al menu, scegliendole però tra le categorie, quindi non più tra le pagine, ma tra le categorie blog, aggiungi al menu e salviamo. Abbiamo quindi creato un'altra voce che abbiamo chiamato blog. Il blog naturalmente parte con l'articolo predefinito che installa in automatico WordPress, Hello World. Per gestire gli articoli andiamo in articoli, Hello World, ne aggiungiamo un altro e lo chiamiamo primo articolo su WordPress. Ci possiamo mettere il testo che vogliamo, molte volte mi faccio aiutare anche da questo sito, Lorem Ipsum, che genera contenuto di riempimento che può essere copiato e incollato. Si abbina alla categoria blog e si pubblica. Aggiorniamo. E adesso se andiamo nel nostro blog vedremo comparire anche il nostro articolo che abbiamo appena inserito. E perché vi sto presentando come costruire un blog personale? Perché ritengo possa essere anche un importante strumento di lavoro. Immaginiamo tutti quei blogger che sono diventati famosi e importanti, che scrivono magari anche come critici per alcune tematiche e che guadagnano molto dai circuiti di pubblicità, primo fra tutti Google AdSense,
Oppure quei blogger, i food blogger che vanno tanto di moda adesso, sono magari diventati importanti e hanno anche cercato di monetizzare questa importanza contattando le aziende leader del settore, magari del food, e provando a scambiare i loro articoli con degli accordi economici. Quindi il blog a tutti gli effetti è un'opportunità professionale che il giovane di oggi potrebbe anche scegliere come sua opportunità. Per concludere questo tutorial, volevo soltanto farvi vedere come sia possibile poi personalizzare anche l'aspetto del tema appena installato con alcuni elementi. Il primo fra tutti è sicuramente il logo, perché se noi abbiamo un nostro logo, possiamo modificarlo direttamente da questa interfaccia di WordPress. Possiamo modificare qualsiasi elemento mostri la matitina. Quindi se vogliamo cambiare il titolo lo possiamo fare da qui. Questo è il mio sito. In anteprima ti mostro la modifica, se ci piace la possiamo pubblicare. E così come abbiamo modificato il titolo, possiamo modificare tutto ciò che è rappresentato nella nostra home page. E questo è molto importante anche, per esempio, nella scelta dei colori oppure nella scelta delle immagini da mettere nella slideshow. Quindi abbiamo un sito altamente personalizzabile, realizzato in pochissimi passaggi, che però ci potrebbe anche consentire di avere uno strumento capace di essere anche professionalizzante, quindi dal quale poter anche trasformare insomma, una passione in un lavoro. Ecco, rieccoci insieme Danilo. Credo che sia davvero il caso, a nome di tutti, di ringraziarti perché hai contribuito ad aiutarci a raggiungere uno degli obiettivi di questo programma, che è quello di probabilmente rilanciare, alimentare la speranza nei giovani, soprattutto rispetto a delle tendenze nuove che dettano evidentemente possibilità, nuove opportunità. Perché questo credo che sia il web e quindi non soltanto pericolo. Grazie a voi e grazie anche per avermi permesso, insomma, di condividere tutte queste cose con altri giovani. Speriamo, ecco, possa essere d'aiuto per giovani volenterosi che vogliono anche impegnarsi sul web. Grazie.